Volevo utilizzare questa perché ce l'ho, ma è scarica. Quindi vediamo, non so staccare la batteria, vediamo se riesco a fare questi benedetti prodotti finiti che mi è venuto in mente di fare perché sono andata a fare un piccolo rifornimento di spazzolino da denti, sì, uno dei 5 che uso, maschera allo snail, sì, alla bava di lumaca, che ha questa forma così del dottor Morita. E poi ho preso anche queste maschere, sempre di dottor Morita, al peptide. E queste sono quattro. Vabbè, quindi ho detto no, andandole a sistemare, ho detto vediamo di fare. Allora. Ho finito, io ho sempre la fissazione di dare volume ai capelli e ho finito questo dell'Osis, che è una polvere per dare Osis Schwarzkopf Dustin per dare volume ai capelli. Io cosa faccio? La metto così, poi faccio così e dà un po' di volume ai capelli. L'ho finita, Colin. I have no more, cannot find any more here. I will give you the list. Perché Colin, la mia amica, ne ha diversi, cioè ha diversi brand che fanno lo stesso tipo di prodotto. Un Crazy Color, Platinum. Eleonora, i sogni della L, mi ha lasciato da sola in platino. Da lì ho finito una mousse nettoyante che mi è durata tantissimo. Io mi trovo benissimo con i prodotti da lì, non so perché, vabbè. Comunque, questo Fleur de Vigne lo usavo soprattutto al mattino, per la detersione al mattino. Poi ho finito la Proxera. Questo è un prodotto che si trova in farmacia in Italia. È un siero intensivo viso per pelli secche e molto secche. Ok? Allora, perché uso questa Proxera e ce l'ho ancora? La usavo, ho cominciato a utilizzarla, svuotata, ovviamente perché. Non è per chi ha passioni di inci. Quando ho cominciato a utilizzare il Tretinoin, quello normalmente chiamato Retin-A, la vitamina A, perché la mia dermatologa mi consigliò a suo tempo, è della Bionic. La Bionic la conoscete. Mi consigliava di utilizzare Proxera assieme al Tretinoin quando vedevo che c'era un'esfoliazione molto alta e quindi questo aiuta a idratare la pelle e ovviamente a rendere meno efficace il Tretinoin, ma insomma per evitare cose d'urto, ce l'ho perché si trova solo in Italia. Queste salviettine, detergenti, ce le ho perché me le ha lasciate Nadia quando è stata qua. Devo dire che sono buoni, ma insomma io non li compro mai perché non è mia abitudine utilizzare salviettine e detergenti. Schwarzkopf. Questo qui è un extra care per i capelli, idrocollagen, è un leave-on
spray. Diciamo, quando io tento di non usare mai i balsami, non mi piace e questo qui direi che non è male assolutamente, non lo ricompro perché tra l'altro costa un sacco di soldi e trovo di meglio. Così come costa un sacco di soldi il sale alimentare mediterraneo. Drogherie alimentari. Questo qui lo uso sia soprattutto per il bagno, quando faccio lo scrub a Amman con il guanto Amman. Oh, questo era un campioncino, un travel size, un campioncino molto ricco di Paul detergente all'acqua. Allora, per la pulizia di pelli particolarmente delicato non necessita risciacquo, però secondo me è uno della Difa Cooper, è un campioncino che mi ha dato una mia amica, mi ha mandato una mia amica. Devo dire che mi era piaciuto molto e anzi lo devo tenere da parte per eventuali cose italiane, insomma, acquisti italiani. Cetaphil o Cetaphil, il cleanser, più che per cleanser lo uso sempre come detergente. Vabbè, qui viene utilizzato molto, viene venduto molto. In questo periodo non l'ho ricomprato perché ho diversi detergenti. Ho fatto scorta su Earp, che a me consegna su Hong Kong, una maschera meravigliosa di La Estée Svizzera. Questa è magnifica, è una maschera antirughe. Turritopsis Nutricula Revital Essence e poi è trasparente, non è quella sempre di tessuto non tessuto, però poi l'effetto è completamente trasparente sul viso. Costano tanto. Allora, sempre della Schwarzkopf Layer Therapy Color Save. Questo era uno spray conditioner. Devo dire, ah, ce n'era un altro pochino, vabbè. Devo dire che questo qui mi era piaciuto. Beh, forse è meglio che tengo faccio poi una foto perché vorrei ricomprarlo. Sono sempre terapie per dare volume, ricostruire i capelli. Vabbè. Di Eco & More Laundry Hand Wash, ci si lava tutto, ma Eco & More qui vorrei ricomprarlo, ma preferisco di no. Ho finito, ho ricomprato l'Egyptian Magic, ragazzi, non c'è storia, questa era la confezione grande. E ho preso quella piccola. Non l'ho finito perché proprio non mi piace. Io crema per le mani che piace tanto a tante persone, a me non piace perché io poi per le mani io ho l'over, uso questo soprattutto la sera e di giorno uso qualsiasi burro per il corpo o insomma non è non trovo la necessità di mettere crema alle mani durante il giorno, non ho questa, a meno che d'inverno, proprio per assurdo, ma insomma è una cosa abbastanza rara. Questa è una lozione tonica al tomato, Toning Condition Liquor, dicono. Io comunque queste di Paz. Paz,
è di Hong Kong. Sì, diluzioni con vitamina A, B e C, insomma, per tutto quello che ne ha di valore, insomma, di tutte queste vitamine sul viso in questi prodotti, così, insomma. Però, siccome l'avevo travasato in uno spruzzino da nebulizzare, soprattutto quando uso la luce LED e insomma, l'attrezzo della dottor Cillato. Poi che cosa ho finito? Ah, questa cosa, vabbè, questa era stata una pazzia. Anxana è un misto, è un mist, è un food mist. Black tea and tea tree. Cioè, spruzzare questo sui piedi prima di andare a dormire o quando ti rilassi è una cosa magnifica, però non si può. Non si può, non si può. Cioè, vabbè, comunque. Innisfree Green Tea Mineral Mist. Innisfree è è 100% organico. Innisfree è coreano. Sì, è coreano. E fa tanti bei prodottini, mi piace molto, mi è piaciuto molto questo mist arricchito, vabbè, da tanti complessi, è molto molto emolliente, molto idratante, molto umettante, però adesso ne ho uno di coda lì che mi piace. Ho finito e devo ricomprarlo assolutamente, DNA. E questo, signori ragazze, della Neogens. È un acido ialuronico, una lozione. Questa è una cosa meravigliosa. Io la trovo solo da Sasa, che purtroppo qua a Shanghai è un grosso gruppo di Hong Kong ed è veramente ottimo. Questa è una lozione all'acido ialuronico meravigliosa, meravigliosa anche perché puoi utilizzarla ecco, soprattutto mettere un po' di questa, umettarsi il viso con un po' di questa e poi due gocce d'olio, qualsiasi olio da spalmare sul viso. Ma ce n'è ancora. Ce n'è ancora. Mannaggia. E questo è un goccio, è una pazzia. Com'è? Vabbè. Poi, vabbè, finito il mio pasta dentifricia che amo di più. Questo ho provato un campioncino di Chanel, questa maschera. Io non amo molto le maschere cremose, preferisco queste, mi danno queste facial tissue che poi togli. Picchietti la rimanenza sul viso e poi lasci stare, cioè non devi fare nient'altro. Io queste maschere così che si devono risciacquare, togliere, non è che le amo tanto, che le ami tanto. Comunque devo dire che questa mi è Sublimage Mask di Chanel, ovviamente un campioncino, lo ricompro? No, ma che siamo matte, no. Poi, due confezioni di vaniglia, di pura essenza alla vaniglia, essenza alimentare alla vaniglia. Questo uso aiosa per, assieme
alla doccia schiuma, bagno schiuma, al sapone per farmi la doccia. Vabbè, questo un contorno occhi cellulare di Lepreri, ovviamente, campioncini, cellular eye contour cream, ottimo. Anche se Lepreri non è Lepreri di una volta, ma tutte non sono più come una volta. Una spazzolina, no, questo è Artalap, un sapone Artalap al de Santal, Leron de Santal. Questo deve essere stato un regalo. All'olio d'oliva di prima spremitura. Ah, il sapone d'Aleppo. No, è un pezzettino di là che uso per pulire i pennelli. Questo merita un capitolo a parte, Rapid Lash. Questo costa meno del Revita Lash, però non c'è paragone, cioè non fa un tubo. Per infoltire e allungare le ciglia. Il Revita Lash, così come ce n'è uno anche americano, cioè il Latisse, ma Rapida Lash, soldi buttati. Vabbè, l'avevo presa ad Hong Kong su Strawberry Net. Anche perché avevo uno sconto, qualcosa, ma insomma niente da fare. Ho finito e ricomprato il mio antiossidante per eccellenza, l'antiossidante concentrato, il siero antiossidante concentrato che metto subito dopo la vitamina C al mattino. E prima protezione solare l'ho già ricomprato, meraviglioso, non ci sono storie. Ho finito un burro di cacao, questo non so, non ricordo, boh, se lo leggete voi, probabilmente è uno di quelli che mi piace. Sì, è uno di quelli che mi piace. È possibile che sia di Lipure, sì. Cosa c'è? Ah, questa, ho provato un campione di questo Algenist. Alguronic Acid e Propeptide. Mi avevano dato dei campioni da Sephora. Ragazzi, io non lo so cosa c'è dentro, ma mi era piaciuto proprio tanto. Solo che non voglio neanche vederlo. Ecco, infatti. Non voglio neanche vederlo perché l'ho messo qualche sera. Abitualmente dopo il tretinoin non metto niente, non c'ho più bisogno di idratare prima di andare a dormire, non c'ho più bisogno, però qualche sera ho messo un po' di questo dopo. No, e queste qui devo ancora utilizzarle. Ah, no, e queste qui sono. E poi che c'ho qua? Sempre. Ah sì, un'altra maschera, sempre di Chanel. Sì. E ho finito. Che cosa ho finito più? No, ho fatto una bella scoperta, il fatto di avere ancora di questo acido ialuronico. Che meraviglia.
Ok. Sì, pensavo di avere altre cose. Oh, consumo poco. Consumo poco. No, adesso vi dico una verità. Cioè, questa cosa in questo sacchetto di Sephora ho trovato ancora il campioncino di mascara che mi hanno regalato al mio compleanno e sta qui in tonso. E due maschere Hydrogel Moisturizing SOS Lace Mask che mi aveva regalato Sephora e comunque li tengo da parte e butto tutto quanto il resto. Ho fatto così, mamma mia, 20 minuti. Baci e buon tutto. Ciao.